Proseguiamo le video interviste di Tempi Dispari con i Niskens. Il loro ultimo lavoro è un lavoro completamente strumentale, una scelta difficile se così vogliamo, anche perché il disco non è esattamente melodico e di facile accesso. Ma come sempre sarà la band a descrivere ciò che hanno fatto e il risultato ottenuto, oltre alla loro storia e a tutto ciò che è inerente alla loro attività. Buona visione e buon divertimento. Se volete soltanto ascoltare l'intervista senza l'ausilio delle immagini, ricordate che c'è la possibilità del podcast accessibile sempre dal nostro sito. Ciao a tutti, siamo i Niskens da Crema, trio strumentale, Matthew batteria, Valva basso, Ivo chitarra. Johan Neskens era un calciatore olandese attivo negli anni 70, ha fatto parte della nazionale olandese di quel periodo, la squadra che è passata alla storia col nome di Arancia Meccanica, una squadra che pur avendo raccolto niente sostanzialmente è stata veramente un elemento di rottura, veramente una squadra rivoluzionaria sia dentro che fuori dal campo. Noi siamo un po' tutti appassionati di calcio, siamo cresciuti tutti col mito di quella squadra lì e ci è sembrato un buon terreno da cui andare a pescare, ecco, per il nome della band. Niskens era quello che potremmo definire un gregario di lusso, vero Matthew? Sì, assolutamente. Un gregario di lusso, appunto perché comunque il capitano della Magica Olanda era appunto un altro Johan, che era Johan Cruyff, e Niskens era un po' il secondo Johan, un po' l'eterno secondo di una squadra che comunque è sempre stata eternamente seconda, in quanto non ha mai vinto nessun titolo mondiale nonostante le due finali consecutive. Abbiamo scelto la via della musica strumentale perché è una cosa che innanzitutto affascinava tutti e tre. Io e Matthew avevamo già avuto un gruppo strumentale e anche il Valva era intenzionato a portare avanti questo tipo di progetto, quindi abbiamo deciso fin da subito di impostare il nostro tipo di musica verso questi binari. E niente, ci dà la libertà comunque di spaziare senza dover per forza autodefinirci in nessun genere particolare, giusto? I pezzi nascono principalmente da idee che portiamo in sala prove. Tante volte anche ci lasciamo andare un po' delle improvvisazioni lunghe, poi comunque una volta trovato un'idea che ci piace, ci dice qualcosa, si va avanti su quell'idea lì, si portano, cioè dopo si fanno tutte le varie modifiche e niente, partono praticamente sempre da jam session e improvvisazioni. Da casa non arriva bene o male quasi mai nulla di pronto o scritto. E tante volte l'idea iniziale che portiamo in saletta e sulla quale cominciamo a lavorare viene poi completamente stravolta rispetto alla quella che poi alla fine. Esatto. Esatto. Allora, sui riferimenti, onestamente, Caius e Fu Manchu, forse sì, nel senso che si può trovare qualche elemento di quel genere, di quello stile, in quello che stiamo facendo in questo momento. Tool e Hendrix magari un po' meno, anche perché siamo tre pippe, l'accostamento con dei mostri sacri come i Tool o Jimi Hendrix è anche un po' esagerato. Noi non abbiamo un riferimento granitico, non siamo
il tipico gruppo che cerca di suonare alla maniera di qualcun altro. Abbiamo, e questa è la nostra grande ricchezza, penso, dei background, degli ascolti e delle esperienze molto diverse tra di noi, per cui le influenze sono varie, dipendono veramente tanto da chi ha avuto quell'idea, da chi ha avuto quell'ispirazione, sì. e da quello che normalmente macina nei propri ascolti. Non abbiamo appunto riferimenti univoci, ecco, gruppi che possono racchiudere tutti, se no forse Black Sabbath. Sì, quello esatto. Sicuramente. Avrei detto anche io Black Sabbath, sicuramente un gruppo da citare quando si parla di noi, ecco, sì. Citerei sicuramente Black Sabbath. È chiaro, ci sono dei rimandi nostri nella musica che facciamo che sono abbastanza chiari a un certo tipo di ambito musicale, ma non è che puntiamo a focalizzarci su quel gruppo e a cercare di suonare in quella determinata maniera. Dipende esattamente, come ha detto prima il Valva e come ha ripetuto anche Matthew, cioè dipende un po' da quello che ognuno di noi ascolta, e sono cose anche molto diverse l'una dall'altra, quindi non abbiamo, diciamo, un canone da seguire per quel che riguarda delle influenze musicali. Sì, poi ognuno ci sente un po', come ci diciamo spesso, un po' quello che vuole. Qualcuno ci ha sentito anche Morricone, che anche qui mi sembra una cosa un po' esagerato. Un po' esagerata, però forse per quello che è sempre la forma di, sempre di pezzi, tipo colonna sonora, strumentale. Sì. C'è stato anche questo paragone, c'è stata questa... Beh, questa è uscito però, questo nome, però anche qui un po'. Questa però tocchi un tasto interessante, anche se ci bruci la risposta successiva, perché una delle cose a rovinare le sorprese, una delle cose bellissime, no, che c'è capitata nel nostro piccolo è stata sentire persone diverse fare paragoni e accostamenti diversi in base a probabilmente quella che è la sensibilità e quelli che sono gli ascolti di ciascuno. Di ognuno, certo. Per cui torniamo ancora alla nostra idea, no? Qualcosa di non preconfezionato, di non canonico, di non omologato, di non imposto da noi stessi, no? Nel senso di dover andare per forza in una direzione, ma una cosa che sia il più libera, il più ampia possibile. Quando cominciamo a buttare giù qualcosa di nuovo, comunque come abbiamo fatto fino adesso, non l'abbiamo fatto con l'idea di trasmettere qualcosa di preciso, ma lasciamo che sia chi ci ascolta a tirarci fuori qualcosa che sia suo e che sia unico e diverso da quello che potrebbe provare qualcun altro. E siccome abbiamo avuto anche dei riscontri, come dicevamo prima, in questo senso siamo molto felici, perché tutto sommato è un piccolo obiettivo che spesso riusciamo a raggiungere, nel senso che comunque parlando con la gente dopo i concerti o quando hanno sentito il nostro disco ci dicono ci sento un po' di quello, ci sento un po' di questo, oppure mi ricorda questo, mi ricorda quello, quindi è quello proprio che cerchiamo anche se vuoi inconsciamente di fare noi, cioè lasciare libero chi ci ascolta di tirarci fuori un po' quello che vuole da quello che noi facciamo. Sì, poi io mi auguro che traspaia una cosa quando riusciamo le poche volte ad andare in giro a suonare, il piacere che proviamo nel farlo. Ah sì, quello cioè, sì. Il divertimento che è per noi, sì. Speriamo di riuscire a farlo emergere, quando qualcuno ci vede, riuscire a trasmettere il piacere che è per noi fare in Eskens. Esatto. Sì, 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 stare in compagnia e portare avanti questa cosa insieme. Esatto. Io credo che non si possa generalizzare sull'argomento, perché comunque la musica strumentale, cioè gruppi strumentali ci sono da sempre, c'è chi
chi la ama e chi la odia, chi la segue da sempre, chi invece magari dopo diversi ascolti magari si avvicina un po' più con cautela, però boh, non penso che si possa parlare di maturità o meno del pubblico, certo, di quando si parla di strumentali, perché comunque poi c'è sempre questa idea che secondo me è sbagliata, pensare che comunque un gruppo strumentale sia per forza una palla al piede, perché non c'è un cantante, non c'è un testo, non si dicono cose, quando come dicevamo altre volte, quando non hai proprio, come era Valva, il discorso del quando non si ha molto da dire. No, beh, certo, da un certo punto di vista, piuttosto che dire delle banalità, è meglio anche non dire. Esatto, che possiamo dire un po' come scherzo, però sotto, certo, sotto è una, certo, è una, io spero che questo non sia il nostro caso, è che, ecco, lo facciamo perché aggarba a tutti questa forma. Sì, no, esatto, noi l'abbiamo fatto appunto, come dicevamo, qualche domanda prima, per raccogliere anche un po' una sfida, e facendo comunque un genere che bene o male nessuno dei tre aveva mai fatto, cioè è stata proprio un'esperienza nuova, e il fatto di farla strumentale comunque è stata una scelta, non un caso. Sicuramente, poi... consapevoli comunque che ci potevano essere delle difficoltà, ma non tutti magari. Assolutamente, perché non a tutti fa impazzire ascoltarsi il gruppo strumentale, però quello che abbiamo visto, abbiamo potuto riscontrare suonando fuori, è che comunque la gente si ascolta il concerto. Sì, c'è stato cioè, anche si molto riesce, trasporto. Si riesce a proporre una cosa strumentale che comunque tiene viva l'attenzione del pubblico. Per cui forse più che maturità o non maturità di chi ascolta, bisognerebbe cercare di parlare di qualità di quello che si propone. Esatto. Sì, esatto. Ecco, no, non che la nostra sia una qualità eccelsa, però, insomma, ci piace pensare che sia appunto importante cercare di lavorare sulla qualità, proporre un bel set, esatto, qualcosa di accattivante, indipendentemente dalla formazione e dagli strumenti che si usano. Sì, diciamo che il nostro obiettivo è utilizzare, tra virgolette, espedienti musicali che ci permettano di tenere sempre la giusta tensione per quel che riguarda tutto il live dall'inizio alla fine, quindi anche tutti i pezzi cerchiamo di studiarli in modo tale da fargli sembrare un discorso che fila via, diciamo, liscio, senza interruzioni, e che possa accompagnare l'ascoltatore in una sorta di viaggio, comunque che lo tenga attaccato con la testa e con le orecchie a quello che sta ascoltando. Sappiamo sicuramente di non essere un gruppo per tutti, ma credo che più che un discorso di maturità, come dicevano Valva e Matthew, sia un discorso di sensibilità di chi ascolta. La scena musicale a Crema, essendo noi di Crema comunque della zona del Cremasco, la scena è composta da tanti gruppi, tanti nomi, purtroppo sono venuti a mancare un po' negli anni i posti che propongono musica dal vivo, i posti per suonare, cioè al momento suonare a Crema è purtroppo è quasi impossibile. È impossibile, ma non per la mancanza di voglia, proprio mancano i posti, e forse questo è dovuto alla mancanza di voglia di portare avanti il discorso musica dal vivo. Boh, è un po' critica la situazione adesso come adesso. Bisogna sempre un po' uscire e spostarsi, almeno per quanto riguarda me, quello che piace andare a vedere, ascoltare. A me devo sempre comunque muovermi da Crema. Sì, purtroppo sì. Una volta, quando eravamo giovani... Sì, vent'anni fa era un po' una cosa... più di possibilità, un po' più di... Completamente diverso. Sì. Un po' più di... Non so, non vorrei chiamarla intraprendenza da parte di chi organizza le cose, ma probabilmente era proprio che c'erano più soluzioni, più possibilità, meno problemi probabilmente.
comunque sì, oggi, sì, oggi come oggi è oggettivamente difficile suonare qui. Poi boh, io magari mi ricordo male io, forse è solo la mia impressione, però anche andando sempre indietro di almeno 15 o 20 anni fa, anche i locali che magari tu dicevi, pensavo fosse l'ultimo posto che avrebbe fatto suonare dei gruppi, invece tanti si buttavano anche in quella cosa qua e magari organizzavano dei concerti in posti magari non adatti, però sì, però si suonava tanto, sempre un po' dappertutto. Vero. Beh, secondo me, a parte una sorta di ritorno di fiamma degli ultimi anni, che dopo le i periodi di restrizioni e di difficoltà nel fare le cose, mi sembra di notare sempre una discreta partecipazione ai concerti. Oggettivamente negli ultimi anni, secondo me, l'interesse verso un certo tipo di musica, verso un certo tipo di fruizione della musica è andato anche calando. Quindi sì, è vero, 15-20 anni fa c'era magari più possibilità, ma io non ricordo granché di situazioni strutturate per portare avanti un discorso musicale. Semplicemente chi faceva la serata nel suo locale aveva più speranza, sì, di vederlo pieno, sì, e quindi era invogliato a farlo. Certo, quello, che sono, sì, anche quelle sono cose che fanno bene, ma sì, poi magari non erano, secondo me, tutte legate da, cioè spinte, pardon, da un grande interesse verso il discorso musicale, ecco. Sì, probabilmente, come dicevi tu, il discorso del cambiamento anche di fruizione della musica, di interesse verso la musica suonata, ha indotto anche tanti locali e tanti posti a semplicemente a evitarsi, diciamo, il problema di dover gestire una situazione in cui devi pagare i gruppi, devi pagare lo Stato, devi sperare di rientrare dalle spese, e quindi sì, posso anche dedurre che sia anche questo il motivo di aver perso quelle poche situazioni che c'erano prima. Allora, parlare di fine del rock negli anni 60-70 mi sembra una cosa impossibile, cioè non si può dire una cosa così, secondo me, perché secondo me lì ci sono proprio le basi, cioè da lì è partito tutto. Infatti tanti gruppi che abbiamo comunque anche citato noi prima sono tutti gruppi di rock classico. Cito anche i Led Zeppelin, i Black Sabbath, i Pink Floyd, Jimi Hendrix, già detto. Lì secondo me sono le basi, dopo è stato tutto un susseguirsi di innovazioni, cambi di generi, nascita di generi nuovi, suoni, però parlare di morte del rock negli anni 60-70, no, io non sono d'accordo. Il rock è sicuramente cambiato, ma secondo me non morirà mai. Devo fare le corna, per forza. Allora, io sono d'accordo parzialmente con Mattia, nel senso che ti ho chiamato Mattia, che carino. Mattia va benissimo. mi chiamano così. Nel senso che 60-70 è un po' presto, forse, perché rimarrebbero fuori almeno altri 20 anni di musica estremamente valida e anche innovativa. Assolutamente, esatto. Resterebbe fuori tutto il metal, tutto quello che sono stati gli anni 90, che a mio parere sono stati anni ancora fertili. Se mi fai la domanda rispetto all'oggi, rock è morto e sepolto. È una questione probabilmente anche generazionale. Non risponde più a quello che probabilmente bolle in pancia ai ragazzetti di oggi, che sono quelli che devono appassionarsi a una cosa per portarla avanti. Esatto. È evidente come il rock, la musica con le chitarre,
sia una cosa ormai marginale e da vecchi, passatemi il termine. C'è sicuramente tanta gente valida che la porta avanti, ma lunga vita al ruolo. Sì, certamente, non voglio denigrare nessuno, però se la guardiamo in prospettiva mi sembra che insomma Rock abbia già un po' detto tutto. Tant'è vero, penso, poi questi qui sono sempre una questione di gusti, che le cose più interessanti che ci sono state negli ultimi anni sono state le contaminazioni, per cui il saper mischiare elementi di generi diversi, il saper mischiare la musica classica rock con l'elettronica, con per esempio. Certo. Beh, una cosa è certa, noi siamo fuori dal tempo e dallo spazio con quello che facciamo. Ce la siamo cercata. Assolutamente. Ma neanche poi così tanto fuori, dai, qualche... Noi abbiamo dei richiami. Abbiamo un pezzo trap. Non volevamo dirlo. Prossimamente su tutte le piattaforme. Non sono l'unico che rovina le sorprese, anche il Barba è un esperto. Una band contemporanea underground che consiglierei, direi gli Small Jackets di Cesena, credo, pare zona Cesena, Forlì. Sì, consiglierei loro. Io nomino un paio di gruppi della nostra zona che mi piacciono moltissimo, sono anche amici, quindi sono estremamente di parte. Mi sento veramente di consigliarli. Uno sono gli Zidima, che fanno dell'ottimo noise rock molto anni 90. Sono milanesi. Sono anche un gruppo di lunga data, perché sono in ballo con... Credo che abbiano fatto 20 anni di attività in questo periodo. E un'altra band con un disco appena appena uscito, fighissimo, è un'ottima esperienza anche live, secondo me, sono i Demikov, un gruppo di Peschiera del Garda. Sono anche loro un trio dedito a sonorità decisamente più pesanti delle nostre, ma sono veramente veramente validi, e con cui avremo l'onore di suonare prossimamente, certo, il 18 marzo all'Arci Ombriano, che è uno dei pochi locali che sono rimasti, dove si può suonare qua a Crema. Un po' poco gli Small Jackets, ecco, visto che Vallo ha fatto una descrizione un po' più approfondita. Io consigliavo gli Small Jackets, che invece sono un gruppo hard rock, rock and roll, perché a me piace un po' quella roba lì. Giusto per fare un nome, poi ce ne sarebbero tantissimi altri, lo Sfocos di Lodi, che a me piacciono tantissimo. E poi veramente tanti, adesso al momento non mi vengono neanche in mente. I primi due che mi vengono sono loro e che consiglio. Invece io consiglio i Messa, che sto ascoltando molto di recente. Non li conoscevo, ma li consiglio veramente, sono un gruppo veramente tosto, mi piacciono molto. E poi, siccome sono un po' abbastanza ossessionato con quello che è il blues, il folk, un po' così, Diego Potron, che sicuramente dal punto di vista del genere, secondo me è uno dei top che abbiamo in Italia, è bravissimo e mi piace tutto quello che fa, sia le cose più vecchie da one man band che quelle che sta facendo adesso, e quindi lo consiglio assolutamente. E domani gli Accosciati da Sinistra, e loro vi spiegheranno chi sono. Gli Accosciati da Sinistra sono una cosa ancora embrionale, troppo embrionale per poterne parlare. No, domani sarebbe magari carino innanzitutto suonare in giro, suonare un po' di più e allargando magari anche il raggio delle nostre scorribande di azione. E perché no, magari anche fare un disco fatto un po' bene, ecco, toglierci la soddisfazione di registrare per bene, uno studio magari, il nuovo materiale, il nuovo che già abbiamo e il nuovo che andremo
a mettere insieme prossimamente. Sì, diciamo, l'obiettivo, come ha detto Valva, è sicuramente quello di suonare un po' di più e spostarci anche da quella che è la nostra, diciamo, zona di provenienza. E poi sì, eventualmente, se ci fosse la possibilità di tentare una, diciamo, un'esperienza, provare un'esperienza in uno studio, uno studio di quelli un po' seri. Visto che il nostro primo disco l'abbiamo fatto qui, questa saletta, in questa saletta, completamente autoprodotto, che è stato tra l'altro una cosa, una manna dal cielo per noi in un periodo come anche quello all'inizio del COVID, della di tutto pandemia, quello che c'è stato, quindi direi che è andato benissimo e comunque ne siamo, perlomeno parlo per me, sì, sì, per quello loro, che molto è... fieri di quello che abbiamo fatto tutto da soli, e quindi bene così. A me piacerebbe che mi chiedessero se voglio suonare prima dei Black Sabbath. E cosa risponderesti? Ci penso. Sì. Quanto ci date? No, mi piacerebbe una domanda del genere dopo. Anzi, spero sempre che mi facciano meno domande possibile. Abbiamo parlato a lungo di questa domanda e... E la domanda di Matthew era sicuramente la più interessante, quindi io personalmente la sposo. O magari la più pieno. Educata. O magari la più educata. Beh, su questo punto c'è stata discussione internamente in Eskens. Siamo arrivati quasi al punto di scioglierci. E a fare gli accosciati da sinistra, così vi facciamo capire quello che non dovrebbero capire. Abbiamo all'unanimità poi deciso che l'intervista, ecco, magari la salteremo, però se avessimo una macchina del tempo, tutti e tre vorremmo vedere Jimi Hendrix suonare. Torna Hendrix in tutta questa intervista, però effettivamente è uno di quei personaggi... che per ragioni anagrafiche ci è mancato, e a tutti quanti piacerebbe. È un'altra, cioè c'è Hendrix che ci accomuna un po' tutti e tre, sì. L'Olanda, Hendrix e Black Sabbath sono dei ritorni. Sono dei ritorni sempre. Ciao a tutti, grazie per aver resistito fino alla fine dell'intervista, se avete resistito fino all'ultima domanda. Grazie dello spazio che ci avete concesso. Seguite i Neskens, andate ai concerti, seguite i gruppi che vi piacciono, muovetevi, girate, spostatevi. Questa è la raccomandazione che faccio prima di tutto a me stesso, che spero di avere sempre un po' quella fiammella qua che mi porta a girare, andare a vedere un po' di gruppi che suonano in giro. E poi a tutti voi che ci state ascoltando o vedendo, andate ai concerti, supportate la musica. Anche i nostri, ovviamente. Soprattutto i nostri, ma anche quelli degli altri. Sono pochi, non trovate scuse per non venire. Supportate la musica nostra e quella degli altri. Più locale è, meglio è. E niente. Tutto qui. Grazie. Grazie. Ciao.